abbiamo toccato con mano, però anche un senso di serenità. Abbiamo pranzato, vi ricordi, quel giorno era a ridosso di Natale, pranzato con i ragazzi, loro hanno cucinato, hanno preparato, hanno cantato con noi, pregato. Ecco, comunque abbiamo visto una certa serenità in quei ragazzi, almeno in quel momento. La serenità, perché i ragazzi, nel momento in cui, non è semplice, i primi periodi hanno delle crisi, anche la famosa crisi di astinenza, che esiste, purtroppo esiste, perché escono da una dipendenza, e il richiamo, perché comunque la sostanza ti richiama, è più forte del ragazzo stesso, è lì che il gruppo fa forza, è lì che i ragazzi non sono soli. Allora c'è un buon gruppo di ragazzi che si spalleggiano l'uno con l'altro, con l'educatore di riferimento che li accompagna. Superato questo periodo di crisi, che non è semplice, ci si rende conto di come è importante l'altro, no? Il famoso altro, che si dice, perché sono ragazzi che tendenzialmente si isolano, allora prendono la consapevolezza del rapporto, dell'importanza proprio del rapporto con l'altro. L'altro diventa il punto di riferimento e diventa famiglia.